Buongiorno amici, non sono mai contento dell'acquario, ma devo essere sempre predisposto a qualche novità. E adesso sto seriamente pensando di sostituire il pozzetto di tracimazione con degli scarichi ultrarife da forando il vetro posteriore. Buongiorno, iniziamo col procurarsi lo spazio idoneo. La vasca è stata spostata con cric e l'utilizzo di acqua e sapone sotto i piedi. Piazzata la dima, adesso procediamo con la prima intaccatura del vetro. Molto importante regolare la frizione al minimo sforzo. In questo modo, se la tazza dovesse bloccarsi nel vetro, scatterà la frizione e non si rischierà di rompere il vetro. Adesso procediamo col forno. Una volta che abbiamo eseguito un piccolo intaglio nel vetro, possiamo togliere la dima. Metà fori fatti, entrambi per entrambi gli scarichi. Adesso procediamo a vuotare la vasca. Questo rumore che sentite è la frizione che scatta e evita che il vetro si possa rompere. L'importante è lavorare sempre con la frizione regolata molto, molto aperta. E inoltre è importante anche fare un movimento oscillatorio con il trapano, in modo che partendo si eseguirà un foro leggermente più largo, però eviteremo che la tazza possa schermarsi nel vetro. Come potete vedere, siamo arrivati quasi alla fine del vetro. Mancano giusto un paio di millimetri, quindi a questo punto andremo a installare nella parte interna del vetro dello nastro adesivo in modo da evitare che della polvere di vetro possa finire nella vasca. Benissimo, abbiamo installato il nastro adesivo all'interno e adesso procediamo fino al termine foro. In questa fase procediamo ancora più delicatamente. Ok, abbiamo sfondato. Ecco il foro appena praticato e il tassello che siamo andati a togliere. Adesso procediamo con il secondo foro. Entrambi i fori sono terminati, adesso procediamo a levare il vecchio pozzetto.
Questo era lo scarico che andava in zampe del vecchio pozzetto sul fondo, e come vedete l'ho tagliato e ho messo una calotta incollata per tapparlo. Lavoro finito, ho applicato anche sfondo sul retro dell'acquario per tappare i tubi corrugati, arrocciata alleggerita, e questo è il risultato finale. Faccio vedere anche il posteriore. Molto silenziosi. Questo è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like alla pagina.